macchina, ho perso mio figlio lì nel supermercato. Me lo sono dimenticato. E se era possibile fare un annuncio? Aspetti che le passo alla cassa centrale. Ah, ok, grazie. Voglio dire la cassa 8, vedo io un attimo. Pronto? Sì. Un problema, ho perso il mio figlio lì nel supermercato, sto tornando in macchina. Sarà possibile fare una cosa? Sì, se mi dice il nome che parla più forte che non sento niente. Sì, è che sono col cellulare, sto guidando, mi scusi un attimo. Sì. Ehi. Pronto? Pronto. Allora, il cognome è Turbato? No. Turbato? Nome è Thomas, ha 4 anni, quindi sì, è... Turbato Thomas? Sì, Turbato è il cognome, Thomas è il nome. Turbato Thomas, ha 4 anni? 4 anni, sì, all'asilo gli hanno insegnato prima il nome e poi il cognome, sì, quindi non so magari se è possibile... Ma qua non mi hanno portato bambini, devo chiamarlo, viene da solo? Che penso di sì, perché a scuola gli hanno insegnato così in asilo. Se può provare, per favore. Sì, un attimino, arrivo. Sì, lo faccio adesso o richiama? No, no, no. Mi aspetta in linea? Sì, l'aspetto qua. Amore, sì, ora chiamano. Ora lo chiamano. Un attimino. Sì, amore, ha detto che ora lo chiamo. No. Io ho provato a fare l'annuncio. Ma aspetti, prima il nome e poi il cognome. Ho sentito... Sì, è uguale, è non chiaro. So. No, è che a scuola gli avevano insegnato così, per quello, non vorrei, perché sai, all'asilo magari è piccolo, non riesce... Ma è da solo il bambino? Eh sì, è da solo. Ma io devo avvisare la sorveglianza? No, 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 se poteva fare un annuncio, perché magari veniva lì, perché io, guardi, 2 minuti sono lì. Ah, va bene. No, scusa, ma ormai... No, l'ho fatto! Fammela sentire, dopo me la devi mandare. Tu qua? L'ho fatto, Dio, cazzo!